Ecco, proseguiamo nella nostra meditazione sulla riscoperta o sulla prima scoperta della nostra vocazione profonda, che a vari livelli, diciamo, fondamentalmente è diventare Gesù, una chiamata all'unione con Gesù. E in questo c'è anche una chiamata fondamentale per tutti, che è ad amare come Gesù ama. Poi all'interno di questo spesso il Signore anche manifesta un disegno particolare su ciascuno di noi, sull'ambito in cui dobbiamo realizzare quest'amore e questa crescita in Gesù. Ecco, c'è diciamo così, una strada, un alimento di questa scoperta della vocazione, che è di nutrirsi ogni giorno della parola del Signore, nutrirsi spesso della parola del Signore. Man mano che noi ci alleniamo nella forma semplice a meditare, ad ascoltare, a vivere la parola del Signore, anche la vocazione fondamentale che Lui ci rivela prende vigore. E così anche ci prepariamo a quelle parole speciali che a volte il Signore ci dà in certi momenti della nostra vita. Ecco, quindi vorrei che facessimo nostra questa risposta che Samuele dà al Signore: parla, o Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. E insieme a questa invocazione anche unire l'impegno di meditare le parole del Vangelo una per volta, magari prendendo quello che ci viene nella messa o anche nel messalino. Alimentare la fede con la meditazione della parola di Dio. E perché questo anche vi risulti un pochino più facile, perché possiate ricordarlo meglio, facciamo stamattina anche un esercizio di preghiera legato alla liturgia, un segno liturgico. Prima del Vangelo siamo soliti fare tre segni di croce sulla fronte, sulle labbra e anche sul petto. Invito a farlo con più attenzione e anche a unire questa preghiera a Dio affinché sia un segno più efficace per noi e anche per questo approfondimento che stiamo facendo. E la preghiera da unire è questa: la tua parola, o Padre, sia sempre più nella mia mente. La tua parola, Padre, sia sempre più nella mia mente, sulle mie labbra, sulle mie labbra, e nel mio cuore. e nel mio Lo cuore. ripetiamo tutti intera, tutti insieme. La La tua tua parola, o parola, Padre, Padre, sia sia sempre più sempre nella più mia nella mia mente, mente, sulle sulle mie mie labbra labbra, e nel e nel mio mio cuore. cuore. Ecco, e così andare avanti. E in quella parte che abbiamo già capito della vocazione e nell'alimentare questa crescita con la meditazione assidua della parola del Signore. Aggiungo anche un'altra cosa: questa meditazione è la migliore difesa dall'influsso del mondo. La mentalità del mondo, che è una mentalità illusoria, promette una felicità che non darà. E entra in noi di solito attraverso la mente, attraverso le idee. E chi ci difende da questo? Certo, un po' di spirito critico e di saper valutare le cose che riceviamo, ma ci difende ancora di più che nella nostra mente sia già presente la parola di Dio. Quando noi ci alleniamo a pensare alla parola di Dio, questa ci fa da scudo contro la mentalità del mondo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti ringrazio con tutto il cuore per la vita di questi tuoi figli e per il tempo che dai loro in preparazione alla tua venuta ultima, in adempimento anche della missione che concedi di fare nel mondo. Li affido a te, o Signore, ti chiedo una più grande disponibilità alla tua parola e un'abitudine più forte, più seria a meditarla giorno per giorno, per essere anche preservati dall'influsso del mondo.
Il Signore vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, vi auguro una santa giornata. Grazie.